Ehi, la Pokéfanatici e bentornati a Pokémon Bianco! Sta piovendo, in questa parte andremo verso il ponte Propulsione per raggiungere Boreduopoli attraverso la palude, se non sbaglio. Si chiamava la palude, giusto? Beh. Percorso 8. Ok, percorso 8. Attenzione alle pozzanghere. Salve! Partiamo subito con la prima allenatrice. E questa pioggia non mi piace molto, poi questi alberi autunnali. Doveva proprio arrivare adesso l'autunno, proprio adesso che stanno iniziando ad uscire le prime belle giornate nella vita reale. E ci manda un capciù. Noi davanti abbiamo Ronin, ovviamente Catfight, il nuovo membro del team, anzi la nuova membra del team, che non è molto bello da dire nu nuova membra, ma ci sta molto bene. Ha il condividi esperienza, quindi non avremo bisogno di farla lottare per adesso. Possiamo mandare avanti i nostri altri Pokémon. E direi, prima della palestra, di portarli tutti ad un livello che sia almeno intorno al 45. Non lo so se ci riuscirò. Ogni volta faccio piani che poi puntualmente vanno a farsi benedire. E non ne farò adesso. Spero comunque almeno di superare, anzi, almeno di arrivare al 43. Con tutta la mia squadra, tranne ovviamente Catfight. Poi se riesco ad arrivare al 45 anche meglio. Comunque, ho insegnato palla ombra a Lumiere, come mi avete consigliato nella scorsa parte, nei commenti della scorsa parte. E sì, in effetti l'avrei dovuto fare, mi sono semplicemente dimenticato. Prossima scelta, Palpitoad, quindi andiamo a cambiare di nuovo Pokémon. Quanto è bello Lampent, io adoro Lampent. Palpitoad, ovviamente mandiamo Toad. Palpi Toad. Ok, basta. I livelli sono anche abbastanza alti per essere Pokémon di allenatori, quindi mi faranno guadagnare un bel po' di esperienza molto molto utile. E andiamo con un bel gigassorbimento che essendo 4x. Ciao ciao Palpitoad. Catfight sale a livello 36, è già salita di 3 livelli da quando l'abbiamo presa nella scorsa parte, il che è abbastanza buono, ma nella scorsa parte, a parte quelle poche reclute del Team Plasma, non abbiamo fatto molto, quindi credo che in questa, con tutti gli allenatori che ci saranno prima di Boreduopoli, riusciremo a rifarci. Ora, qui prendiamo questo Velenaculeo, di cui non ricordo il preciso utilizzo, ma vabbè. Andiamo nella borsa e mettiamo il repellente Max perché io non vorrei mai. Ah, giusto, abbiamo anche due condividi esperienza adesso. Non vorrei mai incontrare selvatici fastidiosi, ne abbiamo 13, credo basteranno tranquillamente. Quindi, dopo il condividi esperienza, ovviamente c'è il ricerca strumenti, che ci punta già uno strumento. Dove di preciso? Aspetta, eh. Oh, aspetta. Dove? Dov'è? È qua. Sopra? Oh, ci sono sopra. Ed è un Elisir Max. Per quanto riguarda questo posto, credo che ci sia da usare proprio Surf per passare in certi luoghi, tranne che per prendere questa MT36 Fango Bomba. Fango Bomba, a proposito, buona. Fango Bomba è buona, ragazzi. Fango Bomba, veleno 90-100 speciale, ma io direi Toad tutta la vita. Al posto, ovviamente, di Pulifumo, a questo punto. Ho due mosse erba e due mosse veleno, il che è buono, ma finalmente ho una mossa offensiva decente, a parte Gigassorbimento, perché Pulifumo non è che fosse così buona. Sì, aveva quella doppia funzionalità abbastanza bella, ma sì, per adesso noto che Amoongus ha un attacco maggiore all'attacco speciale, ma io lo voglio speciale, quindi prima o poi gli darò qualcosa per fare in modo che l'attacco speciale diventi maggiore rispetto all'attacco fisico. E boom, siamo qui. Allora, scendiamo. Non capisco come si possano formare certe robe. Cioè, nell'acqua c'è altra acqua. Ok, non capisco. E affrontiamo questa ombrellina, che comunque per essere affrontata dobbiamo parlarle, quindi prima ci ha visti ma non ci ha detto nulla. E ci manda Prillish. La cosa buona è che abbiamo. No, pensavo di aver messo. E bello che stavo anche per dire. La cosa buona è che abbiamo Lumiere davanti, quindi ottimo, invece no. Mi sono dimenticato. Perché ho usato Surf?
È di tipo acqua, ora pensavo solamente al suo doppio tipo. Ne metti. Ok, sì, idropulsar, beh, però anche lei non è che sia molto sveglia. Io ho fatto un errore di distrazione, ma tu, cara mia, tu mi batti alla grande. Ok, cambiamo Pokémon. Non ho assolutamente voglia di perdere tempo. E mettiamo Lumiere. Forza. Funesto vento. Grazie per aver usato questa mossa proprio adesso, eh. Ma grazie, no. Tranquillo. Tranquilla, anzi. Alla ombra. Oh, il fascino di avere una bella mossa. Corpo funesto di Frillish. Adesso non possiamo più usare palla ombra, ma non mi ricordo quanti Pokémon abbia, anzi non l'ho proprio visto. Sta di fatto che ne ha un altro, che è un Ducklet, quindi cambiamo subito Pokémon. Direi di mettere Todd o Stripe, è uguale, mettiamo Stripe per adesso. Non voglio usare troppi gigassorbimenti di Todd, almeno non adesso. Poi comunque sono entrambi al 42, quindi uno vale l'altro per ora. Andiamo con Scintilla, 4 per GG. Ciao ciao! Ho fatto anche brutto colpo che non so a quanto possa servire, ma ok. E abbiamo sconfitto Patrizia Ombrellina. Ok, ora. Aspetta, ricerca strumenti. Non l'avevo più rimesso. Intanto qui ce n'è uno visibile, ma me ne segna anche uno invisibile. Intanto questa è una cura totale. Allora, ecco l'invisibile di qua. Forse qui? Ah, ci sono sopra. Ed è una ricarica totale! Lì c'è un'allenatrice, credo che quella sia anche la via giusta per il ponte. Per prima cosa c'è qui? Consigli utili! Ciao! Otteniamo MT42 facciata, quindi non sei un'allenatrice? Bene, buono a sapersi. Grazie, non ho bisogno della spiegazione, qui c'è un altro tipo, ombrellina... Ah no, aspetta, il ponte propulsione è da questa parte, quindi... Quindi, di qua che cosa abbiamo? Abbiamo tipo... c'è l'entrata di una foresta, ho visto. Salve! Sconfiggiamo lei e poi lo scopriremo. Sì, ve l'ho già detto molte volte, non mi ricordo molto di Bianco e Nero. So solo che sul ponte propulsione o all'inizio o alla fine dovremmo incontrare tipo... dovremmo fare la lotta con il rivale. Non mi ricordo con chi. Forse con Comoro, con Bell. Non mi ricordo. E ci manda un cincino. La cosa buona è che adesso abbiamo Ronin davanti. Che poi mi sono semplicemente dimenticato di mettere davanti... Lumiere, ma essendo Ronin comunque al 41 come Lumiere, va bene lo stesso. Andiamo con Breccia. E se tutto va bene, ciao ciao, cincino. E invece, ovviamente, no! Spazza sberla. Odio questa mossa. Aia! Smettila! Quattro colpi, ma ci rendiamo conto? Breccia, muori. Oh, ben ti sta. Ok. 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 Sconfitta Niva. Wow, che bel nome. Ovviamente riceviamo la solita bacca inutile. E adesso ci farà un bel discorsetto sulla natura. Sì. Ok, va bene. Grazie. Non mi interessa però. Non mi interessa proprio per niente. Qui troviamo una Ultra Ball. Grazie mille. E l'effetto del repellente è finito. Ok, entriamo dentro la foresta e vediamo un po' che cosa si trova. Oh, cos'è? Aspetta. Palude Mistralopoli. Oh, credo che dovremmo fare questa. Credo che dovremmo proprio fare questa prima di andare sul ponte propulsione. Non mi ricordo quanto è lunga, tra l'altro. Boh, non mi ricordo proprio niente. Che schifo, Dlarz. Oh, ma qui c'è qualcosa? Ah, ok, forse è qui. No, non è qui, neanche qui. Boh, vabbè, fa niente. Ok. Oh, repellente, non era attivo? Cosa è successo? Livello 30. Ah, oh, no, ok, allora non è attivo di sicuro. Scusami, ti dispiace se faccio fuga? Non ti dispiace, vero? Ok. Oh, andiamo! Non posso neanche risparmiarmi il repellente max per un tratto così piccolo. L'ho detto e lo ripeto, odio l'encounter rate di questo dannato gioco. Oh, almeno mi ha fatto uscire, almeno. Io non mi fido molto di andare qui. Dov'è sto strumento? Oh, eccolo. Grande fungo! Salve!
un altro ranger, il che vuol dire un'altra bacca, il che vuol dire un altro discorso pallosetto sulla natura. Yeah, sono proprio... sto esplodendo dalla felicità. Prego, Ronin. Andiamo con Fossa. Sottoterra, sottoterra, sottoterra! Scudo acido, ok. Dai, spazzalo via. Boom! Andiamo con... Breccia. Non so assolutamente cosa usare. Dannazione, mori! Gelato dei miei stivali. Dai, con acido. Cioè, mi deve proprio far sprecare tempo. Mori! Ok. Prossima scelta, Fracture. Attenzione, le cose si fanno interessanti. Rompi forma. E noi direi che possiamo andare con Surf. Almeno facciamo un po' di stab. Non gli farò praticamente quasi nulla. Però ok. Dragartigli. Ronin, tankalo. No, niente. Wow, ammazza, non è neanche un Axolotl se già colpisce così forte. Ah sì, comunque Tranquil è qui perché mi serve per volo, non vi fate strane idee. Andiamo Lumiere. E usiamo Palla Ombra. Dragartigli di nuovo, ok, abbiamo capito, sai usare Dragartigli. Oh mio Dio, quanto sei forte. Ok, sconfitto Flexure. E sconfitto anche Giulio, Pokémon Ranger. Ora sarà meglio per te che mi curi i Pokémon al posto di darmi la tua solita bacca. Ovviamente la bacca, però almeno una bacca cedro che può essere leggermente utile. Grazie. Borsa. Uffa. Revitalizzante. Max. No, non voglio usare quello Max. Revitalizzante. Eccolo qui. E lo usiamo su Ronin. Antiparola si sveglia, acqua fresca. Possiamo usare acqua fresca? Bene, va bene così. Ok, ora lì c'è uno strumento che non, a cui non posso arrivare da questa parte, ma qui c'è un Elisir Max. Andiamo... No, no, ho sbagliato. Ricerca strumenti, ok, di nuovo. Proseguiamo da questa... No... Perché attivo sempre ricerca strumenti quando devo attivare il repellente Max? E perché il menu fa così schifo? Non può rimanere attivato anche se io metto il menu davanti, cioè ma che diamine? Veramente hanno aspettato nero 2 e bianco 2 per fare qualcosa un po' di utile in questi termini. E qui troviamo una pozione Max, un piccolo laghetto... E pare nient'altro. Cioè, forse c'è uno strumento qui sopra. Qua. Oh. Ed è un revitalizzante. Wow. L'abbiamo appena usato e ne abbiamo trovato un altro. Perfetto. Quindi, cos'è rimasto? È rimasto solo il pezzo di qua. Bisogna fare il saltino per arrivarci. Sì, non sbagliavo. Sì, mi sta segnando una caterba di strumenti. Ma no, si poteva andare anche da qui. Oh, sono così stupido a volte. Ciao. Ok, andiamo ad affrontare questo pescatore. Gerlando, ma che razza di nome è? E ci mando ovviamente il Pokémon più utile di sempre, Basculin. Andiamo con Breccia. Oh mio Dio. Andiamo con un'altra breccia, forza. Oh, perfetto. Sali al 42? No, ovviamente. Catfight però sale al 37, attenzione. La mossa calcio salto. Insomma, è un po' rischiosa, ma direi di no. Non voglio calcio salto. No.
Sì, voglio, madonna mia, voglio, non la voglio imparare, voglio bloccarla, porca miseria. Oh. Quanto è carino! Ragazzi, no, non potete dire nulla, è troppo carino Stunfisk, basta. Basta. Guardate quanto è bello, poi se guardate un attimo adesso farà tipo una faccia... Eccola! L'avete vista! Ecco, guardate! Oddio! Quando fa quella faccia diventa pedo Stunfisk, è fantastico, è fantastico. Resistenza fallisce, perfetto, breccia, ciao Stunfisk. Ok. Ma è troppo carino. Io sto cercando un peluche di Stunfisk da una vita e non lo trovo. Lo trovo solo sul web, ma non lo trovo tipo alle fiere. Damn it. Ok, questo è stato fatto. Qui c'è una Pokéball con un revitalizzante max. E ci segna uno strumento. Andiamolo a prendere perché... Dov'è? Ah, eccolo. Ed è una pepita. Io ho anche altre pepite nello zaino. Devo venderle prima o poi. Chissà com'è che qui non sto mai a corto di soldi, mentre in Insurgence sempre. Oh no, mi fumito il repellente, sono nel bel mezzo del laghetto. Oddio, non so come ho fatto, ma ce l'ho fatta, l'ho superato. Ho fatto più di 3 passi senza incontrare un selvatico. Non si direbbe mai in questo gioco. E andiamo ad affrontare Antonella, Pokémon Ranger, che ci manda Emolga. Include il gomito. E noi mandiamo Ronin. Ora, non possiamo usare ovviamente Fossa, in quanto è anche di tipo volante, ma possiamo usare Breccia, però è di tipo volante e quindi resisterà. E quindi io non so che diamine fare, uso comunque Breccia, perché scusatemi, ma veramente basta. Boom! E gli rompo anche il muro! Addio schermo luce, ottimo. Statico, che bello! Statico, avevo proprio bisogno. Avevo proprio bisogno anche di quest'ultima cosa, proprio. Ovviamente ho anche bisogno che mi toglie una caterva di vita con acrobazia. Ma surf basta, quindi ciao. Ok, prossima scelta Maractus. Cambiamo Pokémon assolutamente, mettiamo Lumiere. Un pirolancio dovrebbe bastare. Andiamo con pirolancio. Ok, ciao ciao. Prossima scelta, Alomomola. Allora, Alomomola, cambiamo Pokémon, mettiamo Stripe. E andiamo ovviamente con Scintilla. Prego. Oddio, quanta vita ha! Guardate come cala proprio piano. E ovviamente! Ma ovviamente! Figuriamoci se non resistiva con... Se non resisteva con un diamine di PS che non si vede neanche. Sono sconcertato, ragazzi, sono sconcertato. Sì, sì, dammi la bacca cedro e zitta. Su, forza, veloce. E zitta. Sta zitta, non mi interessa sentire il verso dei Pokémon, non mi interessa, io voglio solamente i soldi degli allenatori. Quando li sconfiggo voglio vedere le loro facce. Voglio vederli piangere. Sono proprio l'allenatore modello, eh. Allora, andiamo con un altro repellente max. E usiamo antiparalisi su Ronin. Ok. Mi sa che abbiamo finito la palude, eh. Non è rimasto molto. Cioè, non è rimasto nulla. No, pare che non sia rimasto nulla. Qui sotto abbiamo fatto tutto. Da sopra qui non si va. E la parte che sta proprio sopra... Ah, aspetta, ma qui c'è un altro strumento. Come si raggiunge quella parte? Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, forza! Ce l'abbiamo? Sì, 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 sì. Sì, sì, ce l'abbiamo, no? Forza. Forza, 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 forza. Non ce l'abbiamo. Ok, non abbiamo forza ancora. Bene, bene. Quindi non possiamo esplorare la palude nella sua interezza. Ma che cose belle che mi dite. Quindi qua sotto c'era il saltino. Effetto del repellente finito.
E qui sopra finiva la palude. Ok. Pokémon. Dov'è? Tranquil. Portaci in volo! Di nuovo a Mistralopoli. Curami, donna, curami! Forza, donna, forza! Donna, ti sto chiedendo di muoverti. Grazie, donna. Ok, verso il ponte propulsione! Che era quindi dalla parte bassa, cioè quella... No, ma... Dai ragazzi, no! Ragazzi, l'avete visto? Cioè, la punta proprio ho toccato, la punta! Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Cioè no, davvero, ma l'encounter rate può essere brutto, pessimo, fatto male, ma qui si sfiora il ridicolo, cioè inizia a essere ridicola la cosa, ho messo il piede sulla punta! Sulla punta! Vabbè, comunque sta di fatto che dobbiamo andare qui. Quindi, no, usiamo il repellente max. Fortunatamente sul ponte propulsione non avremo bisogno del repellente, quindi andiamo spediti. Qui c'è da usare surf, ok, vai. E là? Ah sì, no, giusto, con te avevo già parlato. Con te però non avevo parlato. Edoardo Pescatore, che ci manda Basculin, il Pokémon più inutile che c'è. Ok, forza. Allora, andiamo con... Direi non con Ronin, di sicuro. Uffa, cambiamo Pokémon. Mi dimentico sempre di metterlo dietro. Ok. Ah no, ma tranquillo, ma toglimi un altro po', eh. Io non ho parole, con una mossa di tipo acqua, oddio, dopo che sarò io ho la difesa tipo pazzescamente bassa, ma oddio. Catfight, livello 38. Prossima scelta, di nuovo Basculin. Vai con Scintilla. Boom! Ciao ciao, Basculin. Ok. Rimasto qualcuno? Rimasta lei. Ponte propulsione, il ponte ferroviario, orgoglio di Unima. Salve. Si fa girare l'ombrello come un fiore sotto la pioggia, ha detto, o sbaglio. Ok, sono abbastanza ritardati questi personaggi. Ok, sono un po' tutti un po'... L'avete capito, no? Cioè, immagino lei tipo sotto la pioggia, strafatta, che dice: ah, se fai girare l'ombrello sembra un fiore sotto... Oddio. Che impressione è il solo pensiero. Comunque, cambiamo Pokémon. Dannazione, metti Ronin dietro, Delarz, te lo vuoi ricordare per una buona volta? Non è difficile. Ok, andiamo con Gigassorbimento. Provocazione. Ah no, protezione. Avevo letto provocazione, scusatemi. Ok, se la smetti di proteggerti, magari io andrei, Inondazione. Smetti di usare tutte mosse che finiscono con Ione? Cioè, sarebbe... Ok, ok, smetti di fare tutto. Smetti anche di respirare. Smetti di mandarmi Pokémon contro. Smetti di resistere con la vita rossa! Soprattutto quello, che lo fate sempre! Quanto vi detesto. Sveglio pacca. Grazie, ma non stavo dormendo. Ok, usiamo Fango Bomba, questa è la prima volta che la usiamo. Ok. Ciao ciao alla Momola. Ok. Sconfitta anche Bea Ombrellina. Torna a fare le tue cose da esaltata sotto la pioggia. Salve. Raccolgo le rocce e le regalo. I miei passatempi sono molto. Ti regalo una roccia calda che ho trovato all'ora di pranzo. Ah, ok, almeno non mi regali una roccia qualsiasi, perché era un po' da esaltato anche fare questo, sai? Comunque abbiamo una roccia calda. Ah, sì, lei vi darà una roccia diversa ogni giorno.
E ora qui dovrebbe... Ecco, infatti, mi ricordavo che arrivava qualcuno. Lars! Oh mio Dio. Salve, Belle. Ultimamente sto pensando a tante cose. Tu pensi? Come voglio vivere questo viaggio? Che cosa voglio fare, veramente? Sarebbe bello diventare una modella come Camellia. Oppure mi piacerebbe anche essere una studiosa di Pokémon, come la professoressa Aralia. Ma per farlo bisogna imparare molto sui Pokémon, per questo ti sfido a lottare. Che poi tra l'altro si fanno tanti discorsi brutti su Bella, ma poi in Bianco e Nero 2 diventa una super figona intelligente, quindi... Sì, la prenderemo in giro in questo Let's Play, ma non nel prossimo. Ed ecco Stutland. Come andiamo Ronin. Ah, per una volta abbiamo Ronin davanti e va bene. L'avrei dovuto cambiare, per fortuna non me lo sono ricordato neanche adesso, ma ci fa prepotenza, quindi non credo di riuscire a buttarlo giù con una sola breccia, però ci spero perché comunque Ronin ha il mirino, quindi... ti prego Ronin, ti prego, ti prego, ti prego. Sì. Ma guarda, proprio c'era da sperarlo, proprio che gli togliesse tutta la vita, neanche col brutto colpo gliel'avrebbe tolta. E io che cosa ho fatto di male? Cioè, guarda, proprio inerme. Cioè, neanche con tre mosse super efficaci ce la faccio. Io ho quattro livelli di vantaggio. E muori! Non muore! Nemesi, ora me lo butta giù. Cioè, porca miseria, ci manca quanto? Ricarica totale. Oh, ma sei proprio una... Mantieni la calma, mantieni la calma. Se non sei tu a farla fuori in questa vita, sarà il karma a farlo. Calma, calma, Drazza, calma, calmati. Velentocco di Ronin, no? Questa è la prima volta che si attiva che si attiva questa cosa, eh? Si attiva la sua abilità. Ok, posso? Posso andare avanti? Usiamo... No, la super pozione, ma che ci faccio? Usiamo una pozione max. Prego. Stutland usa sgranocchio. Oddio. Ho capito, brutto colpo. Ma cioè, non lo so, toglimi un altro po' magari la prossima volta. Oddio. Ma te lo faccio anch'io il brutto colpo, però faglielo. Brutto colpo. Oddio. Come ho fatto a chiamarla? Come ho fatto? Oddio, sono un grande. Sono un grande. Sono un grande. Cioè, me la sono proprio chiamata. Me la sono chiamata. Oddio. Comunque ci manda Serperior, il suo starter, alla massima evoluzione. Spero di riuscire a cavarmela con Lumiere, essendo comunque Serperior uno starter abbastanza decente. Almeno per le tier in cui va usato. Direi di andare con... Prima di tutto Fuoco Fatuo. Lui usa Rotola, si inizia già ad aumentare le statistiche. Vedete, vedete, vedete cosa fa? Sì, va bene, Fuoco Fatuo, attacco dimezzato e ciao ciao. Ora... Dovremmo riuscire a tenere a bada roba tipo Fendifoglia e Coda Drago, se ce l'ha. Non lo so se la impara già a quel livello. Ecco, Fendifoglia ora dovrebbe farci molto di meno. Infatti Piro Lancio. Ho bisogno di difendermi con cose tipo Fuoco Fatuo, perché guardate, Lumiere ha malapena 101 HP. Quindi sì, devo stare molto attento. Usiamo un altro Piro Lancio. Usa di nuovo Fendifoglia. Fortunatamente l'abbiamo scottato, come ho già detto. Altrimenti a quest'ora stavamo già tipo a vita rossa o gialla. Ma penso di più rossa. E un altro pirolancio basta per buttare giù Serperior, di livello 40 tra l'altro, quindi ora Lumiere sale al 42, come giusto che sia. E chi rimane? Catfight 39, attenzione! Attenzione! Simipur! Simipur è quello di tipo... Simisage, Simiseer, Simipur, tipo acqua. Cambiamo Pokémon e mettiamo... Toad! Vai Todd, vai. E andiamo con Giga Assorbimento. Ovviamente One Hit che io. Perché Todd è un signore, ragazzi. Todd è un signore. Prossima scelta Musharm e cambiamo Pokémon. Questa volta direi di andare con... Facciamo una testa. Andiamo con Stripe. Musharm. Premonizione di Musharm.
E andiamo con... Noi ovviamente non abbiamo tutta la vita, quindi dobbiamo stare attenti. Andiamo con Scintilla. Sperando che non ce la butti giù la nostra povera Stripe. Sì, coraggio! È già sulla buona via per farlo, resisti! E dai! Ma porca miseria, però! Vai, Lumiere! Andiamo con... vabbè, ovviamente palla ombra. Non ci dovrei neanche pensare. Ciao, ciao, Musharn. Mannaggia Stripe che non era con tutta la vita, se no ce l'avrei fatta. I nostri Pokémon ce l'hanno messa tutta. Sì, tutti tranne i tuoi. Oh, sei incredibile, Dlarz. Mi sono così divertita che voglio farti un regalo. E teniamo ricarica totale, wow, utilissima. Un regalo un po' più particolare, no? Ad Austropoli il Team Plasma ha rapito il mio carissimo Pokémon, ricordi? Se il Team Plasma continua a portare via con la forza i Pokémon alle persone, non farà che seminare tristezza. Per questo, Dlarz, ti chiedo di fermare il Team Plasma. Sì, ma semini tristezza anche tu con le tue stupidate. Fai in modo che gli esseri umani possano continuare a vivere con i loro amati Pokémon e che più nessuno venga rapito. E credo che questi siano anche gli ideali e la verità che tu difendi. Ehi, non mettermi in bocca parole che non ho detto, donna. Scusa se ti faccio questi discorsi così seri. So che non è una cosa facile. No, non è una cosa facile per te. Oddio. Figurati, la mia intenzione è di lasciarti riposare. Ma so che tu puoi farcela senza dubbio. Sono pronta a scommetterci. Magari non mi sono espressa benissimo, ma spero che tu abbia capito. Alla prossima, ciao. Mio Dio, la detesto proprio. Comunque, io direi che per questa parte possiamo fermarci qui. Nella prossima faremo il ponte propulsione e ci dirigeremo a Boreduopoli, finalmente. E nulla, ci vediamo domani con la prossima parte. Bye bye! Se riesco domani a caricare la prossima parte. Boh, sono pieno di impegni in questi giorni.